Allora, mi trovo costretto a fare questo video perché Roberto ha detto che se non gli spiegavo come risolvere il cubo di Rubik mi avrebbe bucato le ruote della macchina. Allora, questo dovrebbe essere uno di 8 video, più probabilmente dei video che farò per approfondire e velocizzare il metodo. Praticamente il primo è un'introduzione. Questo video, mentre poi i restanti 7 video rappresentano ognuno un passo del metodo risolutivo, che è il metodo a strati, il più semplice da imparare, e che comunque è diviso in sette parti. Il metodo a strati vuol dire che viene risolto prima questo strato, quindi tutto il primo strato. Cioè questo, come dire, questo livello, poi viene risolto il secondo, questo qui, centrale, e poi l'ultimo strato. Quindi diciamo che l'idea che probabilmente viene a tutti di risolvere un lato alla volta, quindi per esempio fare prima il lato rosso, poi fare il lato verde, eccetera, non è un approccio buono e probabilmente non è nemmeno fattibile. Non è nemmeno fattibile. Allora, prima di iniziare a spiegare il metodo, voglio prima spiegare il cubo, come è fatto, come è diviso, diciamo, come da cosa è costituito. Allora, vabbè, ha 6 facce, 6 colori diversi, vabbè, queste sono ovvietà. Una cosa meno ovvia è che il cubo. Un'altra cosa, il cubo, chiaramente questo è un cubo di Rubik originale, quindi sicuramente ci sono tanti altri cubi che hanno i colori distribuiti in modo diverso oppure hanno proprio colori diversi. Il cubo di Rubik originale ha appunto dell'omonima casa che produce il cubo di Rubik sul lato bianco. Qui sul centro bianco e opposto al centro bianco c'è il giallo. Quindi, avendo il bianco sotto, è importante, sto dicendo queste cose, è importante sapere i colori come sono disposti tra di loro. Poi abbiamo il rosso, sotto abbiamo il bianco, sopra il giallo, opposto al rosso c'è l'arancione, poi alla destra del rosso abbiamo il verde e in opposizione al verde abbiamo il blu. Cosa importante è che i centri sono fissi. Ciò cosa vuol dire? Che quando avremo risolto il cubo, questo accadrà sempre, avremo sempre questa configurazione, cioè i colori tra di loro saranno disposti in questo modo, quindi bianco sotto, giallo sopra, rosso, verde, arancione, blu. Non capiterà mai che, ad esempio, adiacente al bianco troveremo il giallo, ma il rosso, eccetera. Questo perché i centri sono fissi, cioè all'interno, se proviamo a smontare il cubo, vedremo che c'è una sorta di croce tridimensionale nella quale i centri sono bloccati, cioè possono solo ruotare su se stessi, no? In questo modo, no? Questo centro. Però non possiamo spostare questo centro qui e lasciare l'arancione qui. Se spostiamo questo, così ad esempio, abbiamo spostato tutti e 4 i lati, tutti e 4 i centri di 90 gradi, diciamo in senso antiorario. Quindi, vabbè, comunque credo di essermi spiegato. È importante sapere i colori dove si trovano, perché insomma ci risulterà utile dopo, vedremo. Un'altra cosa, vabbè, il cubo per la nomenclatura, diciamo che verrà utilizzata, e anche per come da cosa è costituito il cubo. Allora, il cubo è costituito da quello che ho già detto, sono i centri, che sono fissi. Poi abbiamo gli spigoli, che sono, diciamo, dei cubetti di 2 facce, che sono questi qui, questi qua, questo qua è arancione blu. Questi ne sono 12, provate a contarli. Cioè dovete contare tutti quei cubetti che hanno solo 2 facce, questi si chiamano spigoli. Poi abbiamo i centri, chiaramente sono 6, uno per ogni lato, gli spigoli sono 12, beh, contiamoli 1, 2, 3, 4,
Poi andando sopra ci sono 5, 6, 7 e 8. Poi sopra abbiamo 9, 10, 11 e 12. E poi abbiamo gli angoli. Gli angoli sono 8 e sono quei cubetti costituiti da 3 lati e ne sono 8. Quindi basta contarli 1, 2, 3 e 4, 5, 6, 7 e 8. È importante distinguere tra centri, spigoli, centri, spigoli e angoli. Quindi la risoluzione del cubo consiste nel disporre in modo opportuno gli 12 spigoli e gli 8 angoli. I centri non li dobbiamo considerare, sono solo dei punti di riferimento perché non potendosi spostare questi centri tra di loro non sono un problema, quindi diciamo che è un problema in meno.